Ragazzacci, buona giornata. Allora, video che non era programmato. È un video, diciamo, un pochino fuori dalle mie corde, ok? Perché, come io ho messo nel canale poco dopo aver iniziato, non ho intenzione di insegnare a nessuno a radersi, ok? Perché la rasatura non ha un manuale, che bene o male, ognuno la può fare come si trova meglio. Però mi è stato chiesto, come c'è molte persone che si stanno avvicinando a questo mondo, se potevo fare un video dando alcuni suggerimenti su come io, ok, Francesco, mi faccio la barba. Allora, stavo pensando come farlo e penso che la forma meglio è utilizzando l'attrezzatura, diciamo, che chissà, qualcuno che sta iniziando in questo mondo bellissimo potrebbe trovare magari in un supermercato o roba del genere. Sicché utilizzerò un pennellino che beh, non si trova al supermercato, comunque è un qualunque sintetico, diciamo. Questo è un Giachi Sagrada Famiglia da 24 mm, che non dovrebbe costare più di 10-12 euro, penso 15 euro massimo. Ok, lo metto un attimino a mollo, ma solo per scaldare le setole, perché veramente non ce n'è bisogno. Poi il classico è King, che ne ho avuti due regalati, ho avuto un terzo che l'avevo preso ancora nuovo, guardate, non l'ho ancora aperto. L'ho preso per regalarlo, anche questo però lo useremo per farci la barba oggi, già che questo è un rasoio delicato, me l'hanno mandato dagli Stati Uniti con lo scotch dentro perché non si sbatacchiasse tanto. Classico rasoio che usa queste lamette da 43 mm, è nuovo di zecca. E viene con un pacchetto di lamette. Allora useremo oggi proprio le lamette che usa questo rasoio. Proprio per dire che è quello che comprate al supermercato ed è quello che usate. Non gli cambierò manico, non gli cambierò niente in assoluto. Allora contiamo. Fatemi aprire dalla cartina la lametta. Oggi dove c'è i pin, metto la base, stringo il manico, questo basta stringerlo che stringa, non c'è bisogno di fare forza perché se no si rompono i rasoi. Allora, come sapone non userò ciotola perché chi sta iniziando probabilmente non ha la ciotola, sicché prenderò un afroraso, quello che c'è rimasto, e faremo un montaggio in faccia. Allora, primo passaggio che io suggerisco. Normalmente farsi la barba dopo aver fatto la doccia è meglio perché il pelo è morbido, però almeno è con un pochino di acqua tiepida conviene un pochino ammorbidire la barba. Ok, questa è un'acqua tiepida che io riesco a tenere le mani dentro tranquillamente. Molti suggeriscono, io a volte lo faccio, di lavarsi la faccia prima di farsi la barba. Sembra che aiuta anche quello. Ok, allora, nel mio caso, il pennello gli tolgo completamente l'acqua. Posso all'incirca calcolare quanta pasta uso, due falangi. La metto dentro al ciuffo. Aiuto un pochino. Quando faccio il montaggio così in viso, un pochino a scioglierlo dentro il ciuffo. Quello che avanza me lo metto in faccia. E ora spando il sapone in viso. Ok, finora quello che ho fatto è semplicemente spalmarmi il sapone in faccia. Ora incomincia il processo che si chiama di montare il sapone. Come si fa? Allora, aiutandomi con il mento, apro un pochino il pennello e appena appena bagno le punte e incomincio preferibilmente con movimenti circolari a far emulsionare il sapone. Ribagno le punte,
Vedete che il sapone già comincia a fare un po' di volume. Riapro il pennello con il mento, bagno le punte, però vedete che dopo averle bagnate scuoto il pennello per mettere poca acqua alla volta, perché acqua siamo sempre in tempo a metterla, il problema è toglierla se uno bagna troppo il sapone. E vado avanti con il montaggio. Qui già capite perché io uso la ciotola, che sarebbe già pronto in ciotola questo sapone. Ci vuole un pochino più di tempo montando in faccia, però già il sapone si incomincia a vedere che ha un po' di volume. Già sta prendendo volume. Posso mettere ancora un pochino di acqua. Vedete che già incomincia a essere tipo come quando esce dalla bomboletta, che magari fino a ieri stavate usando. Ora, qui non cerchiamo volume nella schiuma, se no che cerchiamo di idratare il più possibile il sapone, però senza renderlo troppo anacquato. Normalmente si nota perché il sapone incomincia a diventare lucido. Però più che altro, più che lucido, uno deve sentire proprio l'effetto di bagnato del sapone quando uno se lo spalma. Deve sentire che si sta spalmando qualcosa di umido in faccia, perché quest'acqua è quella che poi ammorbidisce il pelo. Allora, ora approfitto e comincio. Il sapone anche baffi. Vedete, il sapone ha montato, posso mettere anche un altro pochino di acqua, vedo che il sapone me lo regge. E ci siamo. Siamo pronti per fare la prima passata con il pennello, con il rasoio. Ora, un aspetto importante è, prima di fare questo lavoro, magari con 2 o 3 giorni di barba, fare quello che chiamano un face mapping, cioè vuol dire con i diti capire come ci nasce il pelo. E quando si va in contropelo uno sente il pelo ispido, sicché capisce che se io vado in su e sento il pelo ispido, allora il mio verso del pelo è dal basso verso l'alto. Sicché riuscire a capire come nasce il pelo? Normalmente, nelle persone normali, il pelo va dall'alto verso in basso. A volte può andare un pochino inclinato verso la bocca, però nelle guance normalmente va dall'alto verso in basso. Sicché il primo passaggio che dovrò fare è dall'alto verso il basso per fare il verso del pelo. Ok? Controllate sempre quando montate la lametta che la lametta sia diritta, perché in alcuni rasoi a volte rimane storta, è pericoloso. State attenti, controllate se la lametta è perfettamente diritta rispetto alla barra di sicurezza del rasoio. In questo caso è diritta, allora incomincio. Cerco di stirare un pochino la pelle perché mi aiuta, tanto usando la mano, per esempio io sono destro, uso la mano sinistra, come anche gonfiando un pochino la guancia. Ora, come sapere qual è l'angolo esatto del rasoio? Beh, una forma di scoprirlo è appoggiando il rasoio qua nella testa, incominciando ad andare in giù, e quando uno sente la lametta che prende, che taglia il pelo, questo è l'angolo all'incirca di taglio del rasoio, vedete? E allora lo mantengo. Gonfio la guancia e mantengo questo angolo che ho trovato, così non sento la lametta, non sento, incomincio a sentire la lametta. Un po', ancora chiudo appena appena un pochino in più e ho l'angolo di taglio del rasoio. Questa è una forma all'incirca di trovarlo. Vedete che già ho fatto una buona parte. Poi, se prima stavo tirando la pelle di qua, se ora la incomincio a tirare di qua, riesco a fare un altro pezzettino gonfiando anche la guancia, mantenendo lo stesso angolo. Vedete, sono riuscito già a fare anche la curvatura, che è la parte più difficile. Sciacquo il rasoio e vado di qua perché io so che da questa parte ho la stessa ricrescita, dall'alto verso il basso.
Vedete, il sapone è stato montato bene, il rasoio scorre molto bene. Qui ho fatto lo stesso, vedete che sono riuscito a fare già la curva. Ora, in questa parte bassa del collo, io so che all'incirca per 1,5 cm, 2 cm, il mio pelo cresce dal basso verso l'alto, mentre dal mento fino a questi 2 cm cresce dall'alto verso il basso. Allora faccio prima la zona bassa, che andando dal basso verso l'alto per 2 cm all'incirca è ancora per me verso del pelo. Uguale, il rasoio comincio con niente, quando sento che la lametta taglia già so che sono nell'angolo di taglio all'incirca del rasoio. Poi con il tempo uno lo prende di forma automatica, perché incomincia a sentire la lametta che taglia e va molto più spedito. Vedete, allora ho fatto questa fascia che per me era zona del pelo. Di qua invece ora io ho il crescimento che va leggermente, non va proprio diritto, va leggermente un pochino così. E qui ho delle parti che vanno un po' strano, fanno come un remolino, però non importa, ok? Qui le prendo andando in giù. Cerco di stirare il più possibile la pelle, tutte le volte che posso, perché aiuta tantissimo. Vedete, sono riuscito già a fare questa parte. Baffi, vado dall'alto in basso, qui devo riuscire a stirare il più possibile. In questo caso è difficile mantenere l'angolo esatto, a volte dobbiamo chiudere un pochino di più, sicché dobbiamo stare molto delicati. Poi ricordatevi che come il labbro è staccato, è difficile tenere in tensione questa parte, sicché la parte più difficile, quella dei baffi, forse. Baffi intorno bocca. Mano leggera, leggera, è sufficiente. Appena appoggio il rasoio, con il peso del rasoio vengo giù. C'è chi si trova bene a prenderlo in fondo il rasoio. C'è chi si trova bene come me a prenderlo con tutta la mano per avere più controllo. Quello vedete voi come vi trovate meglio, non c'è una regola. La bazza ho lo stesso problema, anche se questa parte qui della bazza mi va, diciamo così, però la faccio il primo passaggio andando in giù. Attenzione con le curve, bisogna riuscire a mantenere l'angolo. Sempre mano leggera, mano leggera. Se il rasoio è come questo, non ha un'esposizione positiva della lama, vuol dire che la lametta non esce fuori da una linea immaginaria che posso tirare fra il cap e la barra di sicurezza, posso anche pigiare un po' che non mi taglio, però ci sono rasoi dove la lametta esce in fuori e se facessi questo lavoro mi starei tagliando, che dipende anche dal rasoio. Ok? Già zona del pelo fatta. Ora cosa faccio? Mi ribagno un pochino la faccia, riprendo il mio pennello col sapone che ormai è già montato dentro il sapone, non ho bisogno ora di passarmelo tanto perché solo mi irriterrei, eh? Solo ho bisogno ora di insaponare la faccia. Già il sapone si è montato nel primo montaggio, primo passaggio che abbiamo fatto. Comunque se lo vedete secco potete dare un'altra botticina di acqua. Ecco, ora facciamo il verso del traverso. Traverso vuol dire che se il pelo mi nasce dall'alto verso il basso, devo prendere a 90 gradi. Come faccio? Allora, qui se so che il pelo mi cresce così, dovrò andare così, vero? Allora, mi stiro la pelle, gonfio la guancia. E cercando sempre di, ricordate, prendere l'angolo ideale del rasoio, che quando la lametta incomincia a tagliare normalmente, mano leggerissima, fatto lo che si chiama il traverso da questa parte. Vado di qua uguale, tiro l'orecchio, gonfio la guancia. Potete fare, se avete la barba molto dura, passaggi magari un po' più corti, o se avete anche barba morbida, potete anche andare con passaggi lunghi, questo come vi trovate meglio.
Anche qui non c'è una regola, l'importante magari è non passare 100 volte sopra la stessa zona perché poi vi irritate. Qui nel caso del mento, come io ce l'ho molto esposto, io cerco di farlo così, vedete? Nel mio caso, vedete, ho già fatto. E poi magari un colpettino di qua, dell'altro verso, e sono a posto. Qui attenzione, perché se avete la baza come me è un pochino più complicato, dovete usare la lingua. Mano leggerissima, qui vedete anche un brufolo. E zona baffi uguale. A me zona baffi mi rimane meglio il traverso farlo di qua andentro. Approfitto per fare la zona di attaccatura. Se stiro meglio ancora, importante mano leggera. La lametta deve appena appena sfiorare la pelle. Se riuscite ad avere la mano che fa sfiorare la lametta alla pelle, potete usare qualunque rasoio, non vi tagliate. Zona sotto del collo, io con la mia fisionomia non riesco a farmi il traverso. Cosa faccio? Vado direttamente in contropelo. In forma delicata, cercando di mantenere sempre l'angolo, ok? Non posso partire così e finire così perché finirei inficcandomi la lametta dentro qui alla gola. Devo, vedete, muovere l'angolo del rasoio per mantenerlo sempre nella stessa posizione. Che la lametta tagli, però che il taglio sia delicato. Di qua posso girare il rasoio e faccio lo stesso. Vedete? Vedete che faccio come un movimento a cucchiaio, lo chiama Edoardo e Sarno. Movimento così, mantenere l'angolo del rasoio. Poi ragazzi, questo è perché io ho il pelo che nasce così, ok? Se avete il pelo in altre posizioni, naturalmente dovrete un pochino variare. Allora, finito traverso, un traverso contropelo, un misto, mi ribagno, perché nel caso mio io ho bisogno di fare ora il contropelo in questa fascia che vi ho detto che il pelo mi nasce in su. Allora, mi insapono questa zona, mi rinsapono le guance. E approfitto. Allora, come qui ho già fatto contropelo, non è che c'ho da fare molto, ok? Allora, parto, faccio contropelo in questa zona bassa. Mano delicata perché qui il pelo mi fa veramente male e non riesco a stirarlo più di così, alzando il collo già è stirato, però più di così non va. Ora, zona guance ho fatto, zona verso del pelo e traverso. Posso fare un pochino di contropelo, il rasoio è molto delicato. Vado in su allora. Stesso procedimento, ok? Parto così, chiudo e sento il rasoio quando prende. Quando prende, poi riprendo anche la parte in giù, mantengo quest'angolo in questo caso. Stiro la guancia gonfiandola, mi aiuto con l'altra mano, sento se già ho tolto tutto, faccio l'altra guancia di qua uguale. Faccio qualche ritocchino qui sotto. Zonamento, io ho la crescita così, ok? Fare così sarebbe un traverso, sicché per me già questo movimento così, almeno in questa zona qua, sarebbe contropelo, così, vedete? E di qua naturalmente devo prenderlo in questa posizione. Qui sì, ho la barba invece che cresce in giù, allora devo prenderlo così. Qui ho una zona difficilissima, l'attaccatura delle bocche, il pelo mi nasce così. Per questo vedete che io normalmente questa zona la faccio così, vengo col traverso fino a qua, però questa zona la faccio così, perché se col traverso mi faccio la zona bocche, no, la bocca, normalmente qui mi faccio il red point, perché è già contropelo questo pezzettino. Allora qui ora lo prendo, sarebbe come un traverso. E zona baffi, approfitto per farmi un po' di contropelo. Mano delicata. La lametta sfiora la pelle, la sfiora. Ok? A posto, ragazzi. Sì, c'ho qualche ritocco, magari qui. E vi consiglio
tanto se non state facendo il video nessuno vi critica, rimettetevi un pochino di sapone dove sentite magari che avete bisogno di fare qualche passatina in più. Sapone è fondamentale per far scorrere la lametta. Con rasoi così delicati, magari c'è da fare qualche ritocchino, però vi assicuro. Vi assicuro, guardate, guardate con un kit che costa pochi euro, come si riesce a farsi una barba praticamente quasi come un multilama. Qui sotto mi è rimasta ancora qualcosina. Importante sempre con un pochino di sapone. E chi dice che con il King non si può arrivare a BBS? Certo che si può arrivare a BBS, si può arrivare lisci come con altri rasoi. L'importante, ragazzi, è usarlo bene, usare l'angolo giusto, corretto. Mi sciacquo. Rasatura delicatissima, guardate, avevo il brufolo qua. Mi sembra che non sia aperto e anche il brufolo, che sono 2 giorni che me lo rompo, non si è aperto. Asciugo. Oggi niente allume, per chi, per gli amici che non gli piace l'allume, non c'è bisogno che vi comprate l'allume all'inizio, quello già è un optional. Sciacquo il pennello, pennellino sintetico, una sciacquatina. Un'asciugatina leggera, senza sciupare le setole, senza schiacciare, come se stesse passandomelo in faccia. È già pronto, non c'è bisogno nemmeno di metterlo a testa all'ingiù. Chiudo la schiuma da barba. Io vi consiglio di togliere la lametta. Se la volete riutilizzare, riutilizzatela, quello lo decidete voi quante barbe ci fate. C'è chi si fa anche 10 barbe con la lametta, se specialmente non ha la barba dura. L'unica accortezza, non strofinatela, semplicemente appoggiatela e la tamponate, e io vi consiglio di riprendere la cartina e la mettete dentro la cartina e la guardate lì, se non la buttate via, e la riutilizzate dopo, però stando dentro la cartina, non la lasciate dentro il rasoio. Il rasoio, l'unica cosa che dovete fare, in forma delicata, asciugarlo un pochino, gli rimontate il suo manico. Magari una soffiatina dentro che non rimanga acqua, è pronto per la prossima sbarbata. Ci è rimasto solo da scegliere after alcolico, balsamo o tutte e due. Oggi vado di tutte e due. Parto, io preferisco partire con l'alcol, con la parte alcolica. Non vi stropicciate tanto, meglio, perché ricordate, vi siete appena fatti la barba. Allora, leggerissimo, bruciore in qualche puntino, ma veramente niente. Bruciore che è già passato. Faccio asciugare. Già è praticamente asciutto. Poi, per non fare il video tanto lungo, acceleriamo, magari uno può mettere a posto. E quando l'alcol è bello assorbito, una goccina. Di balsamo, o magari se non vi piace il balsamo usate solo la parte alcolica o solo il balsamo. Prodotti, ragazzi, che trovate al supermercato in Italia a tutte le parti. Penso che sapone e after lo spendete 10 euro. Guardate che sbarbatina, con questo rasoio che credo costa sui 10 euro, 12 euro, non credo che costi di più. Usato le lamette che stanno dentro per iniziare, per fare la prima barba, guardate che spettacolo, Guardate che liscio che sono con il King C Gillette.
Spero che allora per chi me l'aveva chiesto, per chi sta iniziando, gli sia servito. Ricordate, la parte fondamentale è farsi il face mapping, sapere come vi cresce il pelo per saper come attaccarlo nei vari passaggi. Potete anche evitare il contropelo, potete fermarvi anche a un traverso, è più che sufficiente se usate bene il rasoio e vedrete che avrete una sbarbata anche più delicata che col multilama. Eccezionale, guardate che pellina. E non so quanto ci ho messo, ora vedrò il video, 25 minuti però spiegando. Dopo che ci prendete la mano, in una decina di minuti tranquillamente vi fate la barba, anche meno. Va bene, ragazzacci, allora video fuori dal comune, eh? Però vabbè, me l'avevano chiesto, mi ha fatto piacere farlo. Ci vediamo.